Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video. Iniziamo un pochino con gli abbellimenti. Molte di voi si sono mostrate interessate, quindi io continuo insieme a voi ad fare il mio gianchetto. Dunque, ho fatto qualcosina, questa prima pagina. Allora, chi è iscritto ai nostri gruppi, Carta Riciclo Fantasia, ETN and Scrap Zone, il mio, avrà visto queste pagine. È semplicemente un tovagliolo. Questo l'ho fatto con i timbrini e quei pezzettini che vi ho mostrato. Volevo farvi vedere questo qua, Memories, questa scritta qua. Praticamente ho pensato di stampare tutte queste letterine, un po' a mo' di annuncetti, con la lettera maiuscola e minuscola, tutto quanto l'alfabeto. E quando mi serve ritaglio il pezzettino, è già tagliato per un pezzo, ritaglio o strappo col righello e poi a seconda di cosa mi serve lo coloro, lo tampono e tutto. Questa potrebbe essere un'idea per chi non ci avesse già pensato, sicuramente. Cioè, quello lì non è adesivo. Qui ho attaccato per facilità col gesso clear, questo qui è handmade, fatto in casa. Vi lascio il link del gesso normale, semplicemente non va aggiunto l'acrilico bianco e trovo che sia meraviglioso perché è opaco, quindi resta ben attaccato, non ci sono angoletti che si alzano e mi piace. La seconda pagina ho attaccato una stampa di Pinterest con questi magnifici gerani, credo di sì. Mi piace tantissimo questo colore, mi piaceva proprio fare tutta pagina. Ho solo messo questo nastrino, pizzi attaccati con questa. Va abbastanza bene, ci mette un po' a asciugare, ma almeno attacca. Questa è la seconda frase. Determinazione, l'ho fatto in questo modo, ho anche fatto con la pasta modellabile il chiodo in modo molto veloce e bruttino, ma non importa. E queste sono fustellate appena comprate da Viridea, molto carine. Qui ho fatto una tag con la carta di riso, proprio ho riprodotto la sagoma e ho attaccato l'occhiello. E mi sono fatta con dei tag che ho, che mi sono stati regalati insieme ai pacchetti e tutto, ho fatto qualche sagometta, così adesso poi mi darò da fare con le tag, che tra l'altro ho pensato di fare un po' in mix media. Quale migliore occasione per riprendere un po' la mia passione per i mix media? Questi sono i famosi centrini di plastica che ho colorato con gli acquerelli liquidi di Tiger. Sono davvero davvero tanto coloranti, vedete com'è bello violento come colore, prende proprio bene bene. E ovviamente questi sono angoletti a taschina, sono proprio aperti dentro da qua e da qua. Poi vediamo un po' cos'altro ho fatto senza di voi. Ahimè, ho attaccato dei bordi semplicemente, sempre con la Prit. Adesso volevo farvi vedere queste buste. Vabbè, semplice, la cosa più semplice del mondo. Un pezzo di pizzetto attaccato alla clip, che secondo me è decorativa proprio al massimo. Volevo mostrarvi queste buste, che ovviamente ho personalizzato, perché guardo un tutorial, poi me lo faccio tutto come dico io, anche se mi piace di più il risultato originale, però faccio un po' com'è, con quello che ho, e quindi non viene proprio uguale. È molto carino comunque. Io qua consiglio la carta da 100, di invecchiare col caffè la carta della stampante da 100, perché risulta molto troppo morbido con la carta da 80, però si può anche fare. Io l'ho messa in questo modo per questa busta, insomma, perché è bella grande. Mi dispiaceva attaccarla perché dietro è colorata e quindi poi girando resta così. Qua si può usare anche come taschina, pinzarci delle cose semplicemente così. Poi altro bordino per sistemare quella pagina che avevo dovuto accorciare nel video precedente, quindi ho messo di nuovo un bordino qui. Sì, direi che è tutto. Quindi ho fatto delle tag
quella bustina, ho attaccato questo bordino, tanto per cambiare un po' colori. Quindi adesso volevo andare a fare insieme a voi le buste, ma la volevo fare piccolina, quindi vado a ridimensionare un foglio. Non so se si vede, la mia idea per ricordarmi i vari tutorial che vedo è di farmi le foto sul momento mentre guardo il tutorial dei vari elementi. Questo qua sono i passaggi di G. Kerr, quella ragazza di cui vi parlavo che ha inventato questo tipo di busta davvero facile e veloce da fare. Vedete, mi sono segnata tutti i passaggi, anche se poi non l'ho guardato più e me lo sono fatto a modo mio. Tra l'altro lei, anziché stamparsi le letterine, si stampa direttamente delle parole motivazionali tipo hope, ovviamente americana, sentiment, believe, wish, peace. Faccio lo screenshot in modo che... Ah, lei tra l'altro alla fine fa anche una passata di gesso, questo qua, handmade. Spero che si veda. Cioè c'è un barattolino come i nostri, handmade, e glielo spalma sopra. Ma procediamo con la busta. Allora, primo passaggio, le pieghe. La faccio molto piccola e la faccio interamente, così la vedete, ma pensavo di, volendo attaccarle magari, non stare a farle anche dietro. Allora bisogna solo piegare dritto così e la busta è già praticamente formata. Lei credo che incolli queste parti, io, indovinate un po', le cucirò perché non mi piace incollarlo, perché si stringe comunque mettendo la colla, e schiacciando la colla si spalma, arriva fin qua. Alla fine va bene su una busta grossa, magari piccola non tanto. Biadesivo non mi piace perché incolla, se metto una tag va a incollarsi in angoletto e mi urta, mi dà fastidio, e quindi la cucio, che tra l'altro è il metodo che mi piace di più. Ok, adesso, finché la busta non è cucita, la dobbiamo aprire e fare delle prime timbrate. Userò lo Stazon, perché se poi dovrò spalmare qualcosa di liquido, come anche il gesso clear, per attaccare appunto la carta di riso, almeno non sbava. Non dovranno essere timbrate precise. Secondo passaggio, faccio l'invecchiatura. Andiamo a scegliere il tovagliolo. Lei mette fiori. E io, per non farla uguale, perché nella prima ho messo le rose, questa carta qui molto bella, metterò questo glicine, ma solo dei pezzettini. Perché lei lo mette di qua, il primo, ma io non voglio coprire questa rosa, quindi metterò, faccio così, lo metto qua. Il tutorial da semplicemente Prit per attaccare questi tovagliolini. Io voglio provare a usare anche qui il gesso clear, quindi ok, asciugo, ecco, il gesso clear si fa davvero in fretta, e taglio queste parti in eccesso. In trasparenza si continueranno a vedere le scritte, è davvero carina. Qua un pezzettino, un frammentino oppure due foglioline. Lo faccio con dei colori un po' diversi rispetto al suo tutorial. Questa volta ho spalmato anche sopra per facilità. Asciugo. Ecco qua. Comincia a prendere davvero una bella, un bel aspetto, no? Manca qualcosina dietro di questo tipo.
Ok, asciugo, eccoci qua. Mi dispiace quasi in questo caso attaccare altre cose. Vediamo qualche pizzetto più che altro. Lei mette proprio dei pezzi di stoffa, cose. Ah, una cosa che non vi avevo mostrato e che mi sono dimenticata, che andava fatta prima, è questo. Al centro fare questa cosa qui per farlo sembrare ancora un po' di più una busta. Adesso vado a cucire queste due parti. Ho usato un punto normale dritto, non ho usato lo zigzag stavolta. Allora vado a scegliere qualcosa da metterci ancora per arricchirla. Allora, sicuramente metterò anche dei pizzetti, però volevo anche, come fa lei nel tutorial, usare degli strappi di stoffa. Quindi vado solo a raddrizzare qui, perché lei fa una specie di plissettatura, così. Però va a coprire, facciamo così, lo metto qua. Ne attacco ancora un pezzettino piccolino qua sotto. E ci metto ancora un pezzettino di questo qua. Lo asciugo, poi facciamo una parolina, un sentiment. Allora, siccome però è davanti, è già bella ricca, io il sentiment lo attaccherei qui in qualche modo. Però volevo farvi vedere questa, li farei di nuovo così, così vi faccio vedere un po'. Allora, prossima volta li metterò dentro a una cartelletta, però giusto per facilità, visto che mi piace tagliarli in questo modo. Questo sistema lo sto usando anche nell'agenda, col Prit. Sì, occorre un pochino avere delle pinzette, ma non è male. Peace. Come sempre, io vi do questo colore. Come vi dicevo, mi trovo molto bene col gesso clear attaccare. Stabilisco un momentino come la voglio fare. Riprendo il mio gesso clear. Ci si può passare sopra in modo che non si alzano angoli. Ed ecco qui la bustina, che io mi fermerei qui perché è già abbastanza ricca di particolari. Vedete, il gesso poi si diventa trasparente e opaco, quindi bellissimo. Ok, prossimi fogli che invecchierò li farò con la carta da 100 sicuramente. Qui a me va bene così come bustina, la andrei a infilare qui per il momento. Così, volendo, si può mettere una clippina qui per fermare meglio la situazione, però magari mettendo un po' di nastro. Un piccolo velocissimo abbellimento, facciamo un nodino, voilà. Ok, per questo video è tutto, spero
di avervi dato qualche idea, perché poi se siete come me, vedete una cosa e magari ne fate un'altra che vi piace di più, ma comunque l'idea un pochino resta. Adesso si può mettere anche così, se piace di più. Ok, vi ringrazio di essere state con me, vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!